Sono diverse le novità di questa sesta edizione della Race di Matera, una tra tutte quella del coinvolgimento dei giovani attraverso gli istituti scolastici che prenderanno parte attiva proprio all'iniziativa a partire dall'apertura del villaggio che ricordiamo sarà il 27 settembre. Sì, infatti quest'anno le scuole, devo dire, sono molto più numerose, anche per l'invito ricevuto dalla FIPAV nazionale per l'evento che loro ci porteranno a Matera il 27 e quindi ci affiancheranno, ma soprattutto per la riconferma del loro interesse e della volontà di trasmettere ai ragazzi e ai studenti l'importanza e il valore della prevenzione. E devo dire, io li voglio ringraziare in particolare perché sono stati i primi a contattarci, perché volevano iscriversi, volevano venire a conoscenza del programma e volevano essere presenti con i loro studenti. Quindi un ringraziamento speciale da parte mia e da parte del Comitato Comen Basilicata va alle scuole, ai dirigenti scolastici per la disponibilità e agli insegnanti che si prenderanno in carico i ragazzi, li accompagneranno al villaggio e saranno con noi nella giornata del 27 e riconfermeranno la loro presenza il 29 alla Race. Questo è solo un punto di partenza perché poi l'impegno sarà costante nel corso dell'anno. Ci sono progetti che vedono proprio percorsi di formazione direttamente all'interno degli istituti scolastici. Sì, in questi anni abbiamo già avuto la possibilità di incontrare gli studenti nelle loro assemblee di istituto e da questi incontri è nata proprio la nostra volontà di riuscire ad organizzare una sorta di protocollo con i dirigenti, azzardo questo, diciamo, questa definizione, perché vorrei proprio un impegno congiunto con tutte le rappresentanze delle scuole della città di Matera ma anche e soprattutto della regione e toccare mensilmente i loro istituti e portare le attività di Comen, la mission di Comen ai ragazzi. Quindi ci piacerebbe realizzare questo progetto a partire dal prossimo mese. E un'altra novità è quella appunto del luogo dove sarà allestito il villaggio e dal quale ovviamente poi partirà questa sesta edizione della corsa. Sì, quest'anno saremo al campo scuola Duni della città di Matera, lo sottolineiamo perché ci associano molto alla vecchia location, cioè il Castello Tramontano, ma quest'anno proprio perché il villaggio si è arricchito di eventi, di protagonisti che ci affiancano, saremo al campo scuola. Rimane tutto il mondo Comen affiancato dalla FIPAV nazionale per l'unica tappa del Sud Italia, l'S3 e la giornata dello sport da parte di Sport e Salute. Quindi staremo in tanti, come anche le scuole, credo il 27 siamo arrivati a circa 3.000 studenti. La prevenzione è fondamentale, lo diciamo sempre, però adesso è il momento dell'azione. L'azione significa iscriversi, sostenere e poter godere, lasciatemi passare il termine, della bellezza di Matera attraverso insomma la passeggiata da 2 o 5 chilometri. Tanto siamo orgogliosi che Matera sia una delle poche, devo dire, città d'Italia che aderisce da anni a questo progetto. Siamo alla sesta edizione della Race for the Cure e siamo felicissimi perché durante l'anno sono molte altre le attività che vengono portate avanti. Quest'anno abbiamo avuto la prima edizione della Basket for the Cure, poi ci sono le carovane della salute, c'è stata la quinta edizione di Bella come sei e molto altro. Viene fatto durante, c'è la lotteria, c'è, mi ricordo, il panettone a Natale, sempre per recuperare fondi, il cui utilizzo va tutto a favore di iniziative per la prevenzione e il contrasto al tumore del seno, che riguarda sia le donne che gli uomini, non ce lo dimentichiamo. E Matera risponde positivamente attraverso tante iniziative proprio che si svolgeranno nel corso del weekend, pensiamo alle vetrine allestite proprio in occasione della Race, ai ristoranti quest'anno che per la prima volta presentano un tovagliato dedicato, è un evento collettivo, così è stato definito. È un evento collettivo, diceva bene Laura Tosso in conferenza stampa, è un evento della comunità, siamo molto contenti che la città ogni anno risponda benissimo, l'anno scorso ci siamo posti come obiettivo 5.000 partecipanti, ne abbiamo avuti 5.500, quindi è stato superato il nostro obiettivo. Quest'anno abbiamo alzato l'asticella ai 7.000 partecipanti, stanno cercando di sensibilizzare la città, ma non solo, ovviamente le scuole in primis, perché la prevenzione parte proprio dai più giovani. Purtroppo sono anche molti i giovani e giovanissimi, parlo soprattutto delle donne, alle quali viene diagnosticato il tumore del seno, sono 56.000 all'anno i nuovi casi, uno ogni 15 minuti se non ricordo male.
male, è una donna su 9 anche fra le giovanissime. Dicevo, quest'anno 7.000 partecipanti, speriamo, arriveranno dei pullman anche da altre regioni. Matera, fatemelo dire, rispetto ad altre città, oltre a sensibilizzare e ad aderire anche il comune, mettiamo a disposizione il campo scuola, il nostro personale, la polizia municipale, l'occupazione di suolo in centro per uno stand che permette di diffondere sia i kit che di promuovere l'iniziativa, è particolare perché queste donne in rosa, quindi quelle che hanno la maglia rosa che contraddistingue le donne che hanno avuto, che hanno un tumore del seno e che parteciperanno alla RIS, e le donne o gli uomini ovviamente con la maglietta bianca, che sono invece quelli che supportano, cammineranno e correranno, perché c'è sia l'agonistica che la passeggiata, nel centro storico e nei sassi. Questo è molto particolare anche dal punto di vista del colpo d'occhio, è sempre molto bello vedere i sassi colorarsi di questi colori bianco e rosa. Vi prego, e sono molto contenta di dire che supportiamo questa iniziativa, aderiamo, costa solo 13 euro aderire e avere il kit, tra l'altro bellissimo, con uno zainetto e una maglietta. Il sindaco ha ricevuto la maglia del capitano, suppongo lei e tutta la squadra sarà presente domenica. Sì, esatto, il sindaco e il capitano, la maglietta blu, e il capogruppo. Abbiamo come comune aderito anche come dipendenti comunali, assessori e consiglieri in prima persona alla RIS, avremo una squadra comunale che correrà o camminerà a seconda di quanto sportivi sono io voglio fare la corsa, per esempio, alcuni di noi correranno, altri faranno la passeggiata. Ci sarà una squadra comunale nella grande famiglia di quelli che parteciperanno alla RIS domenica. Domenica 29 alle 10, mi raccomando, al campo scuola. La prevenzione è fondamentale anche diffonderla attraverso la partecipazione attiva ad eventi come quello della RIS che si correrà a Matera. Ecco, il vostro impegno in prima linea da parte di tutto il personale che ha preso parte al progetto. Non solo fondamentale, ma la ritengo indispensabile. Indispensabile perché purtroppo il tumore al seno è una malattia che prende sempre più piede, però attraverso la prevenzione, attraverso la ricerca scientifica si hanno dei risultati importanti, e questa diffusione che secondo me deve essere proprio culturale, perché più si coinvolge, più si va incontro a delle soluzioni che si condividono e quindi si combatte questa malattia in modo efficace ed efficiente, ovviamente grazie all'aiuto dei nostri medici. E quello che Comen fa attraverso la Race for Cure ritengo che sia un'ottima iniziativa, e siccome l'anno scorso ho anche partecipato non come commissario dell'azienda ma come direttore amministrativo, vedo che ogni anno c'è sempre più coinvolgimento. Io mi sono preoccupato attraverso i miei collaboratori di inviare 4.600 mail per fare in modo di sensibilizzare tutta quanta una popolazione, e ci siamo resi attivi anche quest'anno nell'andare a costituire una squadra importante che domenica parteciperà a questa passeggiata, parteciperà a questa gara di solidarietà, perché nessuno vince nulla, ma la solidarietà deve vincere su tutto.